morto il 27enne escursionista di Scorzè, residente a Feltre, disperso da una settimana in Trentino. A trovare il corpo il cognato, che si era unito alle ricerche insieme a una delle sorelle del giovane. Da 90 di Piave a Porto Gruaro, sindaci, parroci e politici in marcia per dire basta alla strage lungo l'autostrada. Dai primi cittadini una lettera al capo dello Stato per velocizzare la fine dei lavori per la terza corsia. Autonomia, il ministro Calderoli convoca i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. La bozza entro Natale, poi i decreti attuativi. 23 materie, bisogna muoversi per gradi. Dagli amministratori ai cittadini, oltre un migliaio di persone ai funerali del sindaco di Arcade, Fabio Gazzabin, il dolore delle figlie e le lacrime di Zaia che svela durante il Covid ha salvato vite umane facendo arrivare i respiratori. Paura alle prime ore del mattino in una palazzina di 6 piani a Verona. Un violento incendio costringe a evacuare l'edificio. 20 persone in salvo, tra queste un'anziana disabile. Danni ingenti. La notte del 29 ottobre di 4 anni fa, all'inizio dell'incubo della tempesta Vaia. Domani sera su Antenna 3 il documentario che racconta i giorni del disastro. E stanotte torna l'ora solare. Lancette indietro di 60 minuti, ma sono in molti che avrebbero preferito restasse in vigore quella attuale per avere più luce e risparmiare sulle bollette. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. E dunque si sono spente le speranze, lo avete sentito, per l'escursionista 27enne scomparso sui Lagorai. È stato ritrovato morto dai familiari che lo stavano cercando insieme a soccorritori e volontari. Dopo una settimana di ricerche in cui la speranza si è fatta di ora in ora più flebile, i Lagorai hanno restituito il corpo senza vita di Nicola Spagnolo, l'escursionista di 27 anni, originario di Scorzè, nel veneziano, scomparso da sabato scorso. È stato il cognato che da martedì, insieme alla sorella di Nicola, si era unito ai soccorritori a individuare la salma del giovane. L'alpinista è stato ritrovato poco prima delle 13 lungo un ripido pendio tra Cima Acece e Forcella Acece a quota 2500 metri. L'ultima traccia di Spagnolo era un biglietto ritrovato nel suo zaino al bivacco Paolo e Nicola nei pressi della Forcella di Valmaggiore. Indicava come destinazione proprio la zona in cui il corpo è stato poi ritrovato. La dinamica dell'incidente andrà approfondita e accertata, ma è possibile che il 27enne abbia proseguito lungo la cresta est verso Forcella Cece, un percorso considerato impegnativo dagli esperti, durante il quale sarebbe precipitato a valle per un centinaio di metri. Quando i familiari hanno dato l'allarme, sono stati eli trasportati sul posto gli uomini del soccorso alpino, che ha avuto il via libera dal magistrato. Hanno recuperato il corpo trasferendolo a Predazzo. Una grande passione per la montagna, quella che spingeva Spagnolo ad affrontare zone impervie come le rocce e i ghiaioni del Lagorai. Qui aveva deciso di trascorrere alcuni giorni di ferie prima del rientro al lavoro previsto per martedì. Da qualche anno abitava a Feltre e lavorava in uno studio di fisioterapia a Sedico. Giorni e giorni di ricerche con l'impiego di sistemi di geolocalizzazione, squadre cinofile, infine il tragico epilogo di oggi che lascia nel dolore più grande i suoi genitori Emanuela e Ugo e le sorelle Elisa e Sara. Colpito da un sasso, vola in parete, vivo per miracolo, un 42enne di Abano Terme. L'incidente alle 9.30 di stamattina sulla parete est di Rocca Pendice, nel Padovano. L'uomo era impegnato in un'arrampicata con altre cordate di uno stesso gruppo quando è stato colpito da un grande sasso staccatosi sopra di lui mentre si trovava sul primo tiro della via Bianchini. Preso fortunatamente di lato, ha sbattuto contro la parete. I compagni lo hanno calato su una cengia più bassa. Immediato l'intervento del soccorso alpino di Padova. Il 42enne ha riportato un sospetto trauma alla spalla e al braccio e varie contusioni. Dopo averlo imbarellato, i soccorritori lo hanno calato una ventina di metri fino a un sentiero per poi trasportarlo 600 metri e affidarlo all'ambulanza in attesa del parcheggio. Al parcheggio l'infortunato è stato poi accompagnato all'ospedale di Padova. E c'è stata in Veneto anche l'ennesima tragedia della strada. È accaduto nel tardo pomeriggio a Rivoli Veronese, dove un uomo, la cui identità ancora non è stata resa nota, ha perso il controllo della sua moto finendo in un canale irriguo e perdendo la vita sul colpo. Inutili tentativi dei soccorritori del 118 arrivati sul posto con l'elicottero, un'auto medica e un'ambulanza. Per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia stradale. E parliamo ancora di sicurezza stradale, di tragedie sulla strada, perché 22 sindaci del Veneto orientale oggi in marcia lungo la A4 tra Noventa e Porto Gruaro per chiedere un'accelerazione dei cantieri per la terza corsia e hanno chiesto al presidente Mattarella di essere ricevuti a Roma.
Il suono delle sirene delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri e polizia locale per commemorare le troppe vittime del tratto veneziano dell'A4, definito non a caso maledetto. Qui sono 16 morti per incidenti autostradali da inizio 2022, vale a dire un decesso in meno di 2 settimane. Questo tratto che non deve essere ricordato solo per le morti, ma soprattutto per la strada che può venire a 90 di Piave per far visitare il nostro territorio. Noi oggi siamo qui a testimoniare questo. Oggi 22 sindaci del Veneto orientale si sono ritrovati nella marcia dal doppio appuntamento delle 10 e delle 12 all'uscita dei caselli rispettivamente di 90 di Piave e Portogruaro per chiedere anche alla prima carica dello Stato un'accelerazione dei cantieri della terza corsia previsti fino al 2026. Abbiamo chiesto anche l'aiuto del Presidente della Repubblica e speriamo che ci accolga a Roma. Con i primi cittadini con la fascia tricolore, anche 22 gonfaloni listati a lutto per le comunità che continuano a piangere, anche le 7 vittime dell'Associazione di Volontari Disabili di Riccione nell'incidente del 7 ottobre scorso, insieme all'ultima vittima, il 49enne di Udine, entrato letteralmente con la sua auto dentro al rimorchio di un TIR lo scorso 18 ottobre. È insostenibile, non è causa diretta il cantiere ovviamente, ma è causa indiretta. Da una parte dobbiamo aumentare la sicurezza dei lavori in questa terza corsia e dall'altra parte bisogna velocizzare, come ha detto lei, il percorso per non arrivare al 2026, ma molto tempo prima. Ora parliamo di autonomia perché è fissato per mercoledì prossimo l'incontro tra il ministro agli affari regionali Calderoli e i presidenti di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. C'è una nuova data da segnare in rosso nel calendario dell'autonomia ed è quella di mercoledì prossimo, quando il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli incontrerà i presidenti di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Ancora da definire l'agenda, ma sembra certo che i 3 governatori, Zaia, Fontana e Bonaccini, che hanno portato avanti con modalità diverse l'iter per l'autonomia differenziata, metteranno questo come primo punto all'ordine del giorno. In linea con l'accelerazione che il ministro intende dare al percorso che ha attraversato gli esecutivi che si sono alternati alla guida del paese in questi anni. Le intenzioni di Calderoli sono quelle di arrivare ad un via libera del Consiglio dei Ministri entro l'anno per poi procedere con l'ok ai decreti attuativi, con una riforma generale del testo unico degli enti locali. Realisticamente contano l'approvazione della bozza in Consiglio dei Ministri entro Natale e nel via libera ai decreti attuativi, quelli che traducono in intese concrete su competenze e risorse nell'arco della legislatura. Ha annunciato lo stesso ministro che ha aggiunto: occorrono pazienza e spirito di confronto senza pregiudizi. Ho avuto da Salvini l'incarico di portare a casa l'autonomia e io sono abituato ad assolvere i compiti che mi affidano. L'ho fatto in passato con il federalismo fiscale, con la semplificazione legislativa, non voglio fallire ora. Calderoli, sulla richiesta del Veneto delle 23 materie, ha spiegato essere un'istanza legittima, per poi aggiungere che dal suo punto di vista il federalismo differenziato dovrebbe essere un work in progress per consentire a governo e Parlamento di legiferare con efficacia e alle regioni di assorbire un riassetto istituzionale e organizzativo senza precedenti nella storia repubblicana. Oltretutto, ha concluso, la spesa pubblica in ballo sfiora i 300 miliardi annui, un'entità di risorse che suggerisce gradualità, magari una o due materie per volta, anziché, ha concluso, un blocco micidiale di provvedimenti. Voltiamo pagina, oltre 1000 persone hanno dato l'ultimo saluto oggi ad Arcade al sindaco Fabio Gazzabin. Sprigiona un cuore, un po' incoraggiante, dai, vieni, fermo tutto e lo fermo bene. E così anche le fiamme, il fumo, le scintille del prossimo panelino non potranno che ricongiungersi a te. Tanta pace. Ciao. È Don Fabrizio, amico di una vita, legare Fabio Gazzabin al simbolo di Arcade, quel pane e vini in questi ultimi anni sospeso a causa della pandemia. Dolore, gratitudine e sentimenti in una chiesa gremita di cittadini, autorità provenienti da tutta la regione, amministratori di ieri e di oggi, le fasce tricolori e la bandiera del Veneto. L'abbraccio è stato corale, ad attenderlo il picchetto d'onore delle associazioni del territorio. In consiglio comunale per quasi 30 anni, sindaco, assessore provinciale, braccio destro di Luca Zaia, uomo concreto e dai grandi valori, che però sapeva essere ironico e divertente. Un esempio, dice la vice sindaca Alessandra Cendron. Sei stato guida e sono sicura che da lassù lo sarai ancora. Vorrei concludere con una parola che usavi spesso tu,
quando consideravi una persona in gamba, con le idee giuste e sempre sul pezzo. Oggi abbiamo perso un grande padano. Ed è un forte senso di integrità ad accomunare la vita pubblica a quella privata. Gazzabin lascia la moglie Marilena e le figlie Giulia ed Elisa. Sono loro a trovare le parole giuste. Ci sarebbero troppe cose da dire per descrivere la tua vita, ma forse il riassunto migliore è tra le strofe di una delle tue canzoni preferite, My Way. E ora le parole commosse e le lacrime di Luca Zaia, che ha ricordato il suo braccio destro amico di una vita, Gazzabin, svelando un retroscena durante il Covid, ha salvato tante vite. Non è facile parlare in questo momento, però non è neanche facile descrivere Flavio. Lui è tanta roba e lui direbbe massa raguno. L'ho incontrato inizio anni 90, eravamo due ragazzotti pieni di ideali che non abbiamo mai perso. Volevamo cambiare il mondo e un po' ci siamo riusciti. Ma soprattutto il Veneto. È un legame profondo quello che unisce Fabio Gazzabin a Luca Zaia, umano, politico, professionale. Una storia iniziata nella Lega e poi proseguita nelle principali istituzioni, la provincia di Treviso, il primo vero banco di prova. E poi a Roma, che aveva presente due come noi a Roma, come l'americano a Parigi. E lì io ho detto, guarda, io avevo molta paura, non volevo neanche andarci. Lui non ne aveva di meno di me, però a un certo punto mi ha detto, se può fare. Ed è poi, scusate, l'avventura, forse quella più importante della ragione. Regione abbiamo, c'è stato insieme 10 anni, infatti mi diceva sempre, siamo una coppia di fatto, però è giusto che i cittadini, non quelli che sono qui perché se siete qui c'è un motivo per cui siete qui, ma i veneti sappiano chi era Fabio. È stata una persona onesta, i veneti, i cittadini devono essere orgogliosi di questo. È lo stesso presidente del Veneto a svelare un retroscena che dà la dimensione dell'uomo e amministratore. Fabio è stato l'uomo del Covid. Io lo trattavo un po' come i riservisti. Quando c'era un problema grosso dovevo chiamare il generale e dirgli guarda, scendi in campo. Lo chiamai, era marzo 2020, neanche 20 giorni all'inizio del Covid. E si narra che qua che c'è un casino. Però lui è stato anche quello che ha salvato vite umane. A un certo punto mancavano i respiratori, a dire che qualcuno vada a dire in giro che il Covid non esiste. Noi dovevamo salvare la vita delle persone intubandole nella prima fase. Fabio recupera me respiratori, era proibito andare a comprare respiratori. Io non so com'è che ha fatto, ha trovato un tir in Svizzera. Ogni 2 o 3 giorni non sono arrivati i respiratori, doveva fermare il camion. Sono già messo 15 giorni per far arrivare il camion, ma i respiratori sono arrivati e sono andati nei nostri ospedali. Se ne va un marito, un papà, un fratello, ma se ne va un'istituzione sociale. Fabio era un leone innamorato del Veneto. Se oggi il Veneto è così, dopo questi anni di nostra amministrazione, merito anche suo. Grazie.
Queste dunque le commosse parole del presidente Zaia. Noi continuiamo con la cronaca. Paura alle prime ore del mattino in un condominio di via Longhena a Verona, perché poco prima delle 5 il fuoco si è sviluppato all'interno di una stanza di un appartamento al primo piano di una palazzina di 6 piani, con i vigili del fuoco giunti con un dispiegamento massiccio, 9 mezzi, 19 operatori, e hanno operato per spegnere le fiamme e sgomberare l'intero edificio. Evacuate 20 persone, tra cui un'anziana disabile che prima è stata assistita su un balcone dai pompieri e poi, al diradarsi del fumo sulla tromba delle scale, trasportata giù. Ingenti i danni, si è reso necessario dichiarare inagibile sia l'appartamento direttamente interessato dalle fiamme che quello al secondo piano. Sul posto naturalmente gli investigatori per determinare le cause, operazioni concluse poco dopo le 9 del mattino. Manifestazione in centro a Padova invece questa mattina degli attivisti di Unione Popolare per chiedere che uno stop ai rincari di luce e gas, che vanno tassati poi gli extra profitti, dicono, delle compagnie. Casa, diritti, dignità. Al grido di casa, diritti e dignità sono scesi in piazza gli attivisti di Unione Popolare, il movimento capitanato alle scorse elezioni da Luigi De Magistris. Caro bollette e stop agli sfratti, le priorità. Noi diciamo che nessuno deve essere lasciato per strada per morosità incolpevole, quindi protocollo antisfratti deve essere applicato. Diciamo no all'aumento delle spese condominiali forsennate, c'è bisogno di misure concrete per sostenere le famiglie che non ce la fanno, perché non è colpa loro se c'è questa crisi in alcun modo. Bisogna dire anche stop al caro bollette, perché queste bollette sono frutto di speculazioni di poche aziende che hanno fatto e speculazioni sul mercato di Amsterdam. Ebbene, il governo deve intervenire. Per uscire dalla crisi, dicono i manifestanti, bisogna fermare la speculazione sulle bollette. Il governo deve tassare il 90% degli extra profitti e soprattutto basta spendere soldi pubblici in armi. Basta investire in armi e militari, perché noi togliamo soldi alla spesa sociale per investire nell'industria di morte e questo non ha alcun senso. Tutto aumenta, non arriviamo a fine mese e l'unica cosa che non aumenta sono i nostri salari e le nostre pensioni. C'è bisogno invece di introdurre un salario minimo e di aumentare le pensioni, perché così tutti quanti assieme si riesca a arrivare a fine mese e vogliamo una vita degna. Ora a Campo San Piero, dove si è verificato un blackout, tanto che questa mattina gli studenti di un istituto, il Newton Pertini, hanno dovuto anticipare il ponte di Ogni Santi. Vediamo. Questa mattina in alcune zone di Campo San Piero si è verificato un guasto che ha comportato l'interruzione della fornitura di energia elettrica, che è stata subito ripristinata nella maggior parte delle zone, ma è rimasta invece interrotta in via Puccini e in particolare presso gli istituti superiori Newton Pertini. Tutti a casa, non c'è lezione. Questo si sono sentite dire questa mattina gli studenti dell'Istituto Superiore Newton Pertini di Campo San Piero. Niente lezioni per 2000 ragazzi che sono tornati a casa. La causa è un problema tecnico alla centralina dell'Enel, che ha sospeso l'elettricità in tutta la zona di via Puccini. Non essendoci corrente elettrica, la dirigente ha disposto quindi la chiusura dell'istituto e la sospensione delle lezioni per la giornata di sabato. L'Enel intanto ha predisposto l'installazione di un gruppo di continuità per rifornire di corrente elettrica la zona. Nel frattempo sta verificando la rete ordinaria per riparare il guasto. Nella stessa area anche la casa di riposo Moretti Bonora, dove però non sono stati evidenziati problemi. Per gli studenti ora il rientro a scuola, come da calendario regionale, è fissato per mercoledì 2 novembre. Ho mandato a supporto la polizia locale, ringrazio della immediata disponibilità, con due pattuglie che hanno collaborato per informare all'esterno della scuola i ragazzi e per monitorare il deflusso, ecco, degli studenti e dei genitori. 4 anni fa il disastro di Vaia, che in tema di eventi meteo estremi, dice la regione, lascia dietro di sé un'importante lezione. L'attenzione è sempre orientata agli alberi, ma Vaia è stato molto, ma molto più che alberi abbattuti. È stato una devastazione di opere di difesa del suolo, di viabilità, di acquedotti, di fognature, di linee elettriche.
è stato uno scenario molto complesso. 4 anni fa l'uragano Vaia che devastò la montagna veneta, molte delle ferite impresse a boschi e centri abitati la notte del 29 ottobre 2018, in cui raffiche di vento violentissime e precipitazioni eccezionali sferzarono il Bellunese, sono state sanate. Rimane circa un 30%, stima l'assessore alla protezione civile del Veneto Giampaolo Bottaccin, di interventi ancora da mettere in atto tra quelli programmati. Oggi ci troviamo con una situazione che non è quella di prima, ma è migliorativa. Precedenti criticità sono state affrontate e risolte con i contributi riversati sul territorio dopo il disastro di Vaia, ma quell'evento eccezionale lascia dietro di sé una lezione che è anche un avvertimento per il futuro. Capire che ci sono i cambiamenti climatici, che in Veneto abbiamo registrato un incremento della temperatura di 1,5 gradi negli ultimi 30 anni, temperatura media, e che questi cambiamenti climatici portano a eventi sempre più frequenti e sempre più violenti. E quindi bisogna lavorare su due fronti, quello della mitigazione e quello dell'adattamento. Questo inizia dal singolo cittadino, con l'autoprotezione, con la conoscenza di quelle che sono le informazioni di base, e anche ascoltando gli allertamenti. E dall'altra parte abbiamo messo in campo opere per 1 miliardo di euro di difesa del suolo. Abbiamo un piano che vale 3,2 miliardi di euro, quindi abbiamo ancora molto da fare, ma molto è stato fatto. E vi ricordo domani sera l'appuntamento su Antenna 3 con il documentario dedicato alla tempesta Vaia, la tempesta perfetta che, lo abbiamo sentito, si scatenò sul Veneto, sulla montagna, il 29 ottobre del 2018. Non perdete questo appuntamento che ripercorre quei drammatici momenti e i giorni che seguirono al disastro lasciato sul territorio dalla tempesta. Lancette dell'orologio, indietro di un'ora invece questa notte, quando ci sarà il passaggio all'ora solare che scatterà esattamente alle 3, quando torneranno a essere le 2 di notte. Dormiremo un'ora in più e da domani in poi il sole tramonterà un'ora prima. Nei dispositivi come gli iPhone l'aggiornamento sarà automatico. Ora a Bassano per andare a sentire cosa ne pensa la gente. Ritorna l'ora solare, allora si dorme un'ora in più al mattino, ma sono in tanti, tantissimi che avrebbero preferito mantenere in vigore l'ora legale per una questione di risparmio sui costi energetici. Noi siamo venuti a Bassano del Grappa per raccogliere il parere dei cittadini e chiedere se preferiscono l'ora solare o quella legale. Sentiamo. Mantenere l'ora legale tutto l'anno servirebbe ad evitare problemi tipo stanchezza e irritabilità, quindi una specie di mini jet lag, e quindi ci sarebbe un maggiore assorbimento della vitamina D, quindi con tutte le conseguenze, cioè dell'osteoporosi eccetera eccetera. Quindi io sono d'accordo nel mantenere l'ora legale. Penso anch'io, per cercare di risparmiare a questo punto, questo è l'obiettivo di tutti adesso. Io la penso veramente che preferirei l'ora legale, perché alla sera viene buio subito, alle 4 dopo è buio. Io preferisco un'ora alla sera di luce di più, e se poi si risparmia, perché non farlo? Secondo il mio punto di vista sarebbe meglio tenere questa che è adesso attuale. Dopodiché, cioè, per il sole c'è anche, diciamo, il discorso del risparmio energetico, tutte queste cose qua. Per me questa qua. Anche per me, sì sì, questa. Ora legale o no, decidono queste testone che abbiamo sopra di noi, ed è un bel problema, perché alla fine non so se ci saranno tutti i vantaggi che ci dicono dell'ora legale oppure no. Tanti chiedono che si possa pensare di lasciare effettiva tutto l'anno l'ora legale per una questione di risparmio. Lei come la pensa? Penso che sia una buona idea, prima di tutto perché penso anche a livello psicologico il fatto di avere luce è una cosa positiva, e poi in effetti c'è un risparmio, visto il momento credo che potrebbe essere una buona soluzione, a mio avviso. Ma tant'è, con queste parole noi concludiamo questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, tra poco il meteo, poi l'edizione di Venezia, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano ancora protagonista sull'Italia e su buona parte dell'Europa. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 30 ottobre. Sul Veneto non sono attese precipitazioni. Di mattina locali riduzioni della visibilità, specie sulle zone di pianura. Più sole a seguire, nuove nebbie poi verso sera e nella notte. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 7 e 12 gradi, massime invece comprese tra i 20 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui poche novità, cielo in prevalenza sereno, nubi basse sulla costa al mattino. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 22-23 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole ovunque, con cielo per lo più sereno. Temperature minime intorno ai 7-10 gradi, massime sui 23-24 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.